Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo bagnatissimo video. Sono seduta dal lato del passeggero perché, siccome dall'altro lato della macchina c'era praticamente una piscina, non sono riuscita ad entrare, quindi sono entrata dal lato del passeggero. E oggi mi ero impegnata, oddio, non so neanche se sentirete me o ho la pioggia perché sta diluviando, se non ve ne foste accorti. Sta di fatto che oggi avevo programmato in realtà di arrivare prima a fare questo vlog e raccontarvi quello che sta succedendo perché ve l'ho promesso. In realtà ovviamente ho avuto quelle 99 cose da fare e non ci sono riuscita, e ovviamente ho preso un sacco di pioggia. Dicevo, ho preso un sacco di pioggia e quindi per strada, le strade erano imballate, sono arrivata al pelo. Settimana scorsa vi ho detto di gentilmente non commentare il mio collo perché avevo una macchia rossa e poi su Instagram vi ho chiesto se eravate interessati a sapere cosa fosse, perché appunto vi chiesi di non commentare dicendo che era un succhiotto perché effettivamente non lo era. Ecco, era un angioma che io avevo da tutta la vita sul collo, e ovviamente, come potrete immaginare, avere una macchia del genere sul collo per tutta la vita vuol dire che ho sopportato circa 24 anni di battute sul fatto che io avessi un succhiotto. Così ho deciso, finalmente ho preso il coraggio, sì, per una piccola stronzata, ma io ho paura dei dottori, ho preso il coraggio e ho deciso di toglierla. Ho deciso di toglierla, quindi ho cercato questo dottore, eccetera, 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 dove ho avuto il primo fantastico appuntamento una settimana fa e ho pensato di morire, perché io pensavo che tutta questa roba si facesse con il laser, e questa qua praticamente voleva provare a fare una cosa un po' più leggera, e niente, via con le siringhe, aghi nel mio collo. Raga, ho passato i 10 minuti più brutti della vita, cioè io ho pensato di morire, sono uscita lì e ho detto: oddio, non andrò mai più da un chirurgo, me la tengo! Perché poi la dottoressa sapeva che probabilmente questa cosa non avrebbe funzionato, quindi niente, oggi sono tornata, mi ha fatto il laser e il risultato... Ecco, il risultato è questo, e quindi adesso va già meglio, si sta togliendo. Però detto questo, oggi ovviamente per venire qua mi sono dovuta tipo fare un bagno di coraggio, perché l'altra volta ho pensato di morire, e oggi è andato tutto bene, cioè oddio, ogni 20 secondi mi vedeva che io ero proprio... E mi diceva: ma sta bene? Ma tutto bene? Sì, dottoressa, non si preoccupi, guardi, è che io ho la soglia del dolore di un uomo o un bambino, anzi probabilmente inferiore sia ad un uomo che ad un bambino, cioè per farvi rendere l'idea proprio di quanto bassa sia la mia soglia del dolore, raga. Infatti, se dovessi mai partorire, non so cosa potrebbe accadere, perché penso che io morirei dal solo pensiero del dolore. Comunque, adesso ha smesso un po' di piovere, quindi direi che vado a casa perché è super tardi, ho quelle altre 60.000 cose da fare. Magari vi aggiorno domani mattina per vedere com'è la mia situazione collo, e quindi ci vediamo domani mattina. There must be something in that West Coast water, 'cause I really love the moment I saw her. I've seen her faces many places to wander, 'cause I'm feeling just a little bit harder. There must be something in that West Coast. Ciao, eccomi qua in tutto il mio splendore dopo 8 ore di studio con voi sull'altro canale. Sono le 6, ho appena finito lo Study With Me, e ovviamente il mio concetto di ci vediamo domani è un po' particolare, perché sono stata al chirurgo martedì e sto girando questo video oggi che è sabato. Questo tra l'altro è un video super speciale per me, innanzitutto perché finalmente sto togliendo questa macchia, perché comunque per me è una cosa importantissima e ancora non ci sto credendo che lo sto facendo davvero, e naturalmente sono super felice di condividerlo con voi. Ma questo è un video soprattutto molto speciale perché voglio condividere con voi una big news. Prima vi faccio vedere le condizioni del mio collo, che al momento sono queste. Praticamente si sono formate delle crosticine, io la sto curando tutti i giorni, due volte al giorno metto una crema particolare che mi ha dato la dottoressa, e quindi questa è la situazione ad ora. Ho il prossimo appuntamento ad inizio agosto, così da vedere se è necessario fare un'altra seduta per schiarirla ulteriormente e comunque monitorare la situazione. La cosa positiva è che ho altri 15 giorni per prepararmi psicologicamente ad un altro appuntamento con la dottoressa, perché scusatemi se voi che guardate questo video state studiando medicina, ma dovete sapere che io sono sempre stata sana come un pesce, quindi ho proprio paura dei dottori. Cioè, già solo fare un prelievo del sangue per farvi intuire la mia soglia del dolore e della paura è già qualcosa di... Ok.
vi lascio immaginare. Lasciando da parte però le mie paure da bambina di 2 anni, finalmente è arrivato il momento. Potete salutare questa postazione perché probabilmente questo è uno degli ultimi video, se non l'ultimo video, in cui la vedrete, perché finalmente me ne vado, sto cambiando casa. Io ho vissuto sin dal primo anno di università da sola, tra l'altro io ho avuto 2 primi anni, se non lo sapete vi lascio qua il video, andatelo a vedere. È un video in cui vi racconto come e perché ho cambiato università e soprattutto cosa facevo prima, perché se non lo sapete è una cosa molto strana, cioè il passaggio che ho fatto. A parte questo, ho sempre vissuto non a casa dei miei genitori, ma vivevo con dei coinquilini, ho anche cambiato abbastanza case, ho avuto una serie di esperienze. E peraltro ho retto anche durante tutta la pandemia, perché conoscendomi, se avessi dovuto passarmi 3-4 mesi chiusa in casa con i miei genitori, probabilmente sarei diventata pazza. Dicevo, ho sempre vissuto non con i miei genitori, prevalentemente perché sono una persona molto indipendente, soprattutto in questi anni di dinamiche, stress da università. Io poi ho sempre fatto un sacco di lavori, quindi avevo delle dinamiche strane, nottate in aula studio, quindi mi faceva comodo vivere comunque vicino all'aula studio all'università, perché qua i miei genitori stanno a circa 45-50 minuti da Torino, quindi insomma io vivevo in centro a Torino e quindi mi piace avere i miei orari, le mie cose, organizzare la vita senza, scusatemi mamma e papà, vi voglio bene, vi amo, però senza rotture di scatole. Insomma, mi piace vivere secondo un po' i miei ritmi, no? Sono anni pesanti quelli dell'università, quindi almeno questo mi piace essere un po' indipendente, ecco. Mi piace vivere da sola, appunto, al punto che io ho sempre fatto tantissimi lavori per mantenermi. A parte questo, in questi ultimi mesi ho vissuto qui a casa dei miei genitori, questa stanza che avete sempre visto anche negli Study With Me, in questo momento mi trovo a casa dei miei genitori e ora finalmente ad agosto trasloco. Io ho preso casa vicino all'università, però comunque non so ovviamente se si tornerà in università, ma non importa, io ho bisogno di un mio habitat. Ovviamente se siete interessati a house tour, home tour, tutte queste cosine qua, tutti questi video qua, lasciatemi un commento perché sarò super felice di farvi questi video, anche perché mi sto sbizzarrendo, sto già comprando un sacco di cosine per la postazione studio, per la casa, quindi io adoro. Quindi stay tuned per casa nuova, stay tuned per gli Study With Me, in una stanza nuova. Ovviamente ci vediamo settimana prossima in un nuovo video in cui vi racconterò un po' come sta procedendo la mia sessione, perché non vi sto parlando molto, in realtà qualcuno ha sentito negli Study With Me che ho detto che sto prendendo una serie di scelte che cambieranno tutta la mia vita, insomma questa è un po' la scelta minore, però iniziamo ad annunciarvi questa, poi pian piano vi racconterò tutto quello che sto combinando. A me piace fare tante cose. Mi piace fare tante cose. In questi mesi mi sono fermata un po' perché mi volevo focalizzare sugli esami e tutto, però a me piace fare tante cose, dedicarmi a tante cose, essere attiva, mi piace essere così e quindi vi giuro, la sera a volte mi metto a letto e non riesco a dormire perché penso a tutto quello che devo fare da settembre e mi prende così tanto l'emozione che faccio difficoltà ad addormentarmi. Vabbè, a parte questo, vi auguro una buona settimana, in bocca al lupo per i vostri esami, grazie per aver guardato questo video fino a qua, vi mando un bacio e un abbraccio grandissimo, ci vediamo al prossimo video, ciao!